Ho preso un volo solo per questo momento. Un difetto di vivere in Sicilia è che spesso ti perdi grandi occasioni, come questo incredibile evento che ha avuto luogo da 21 Wall, punto di ritrovo a Milano per creativi di ogni dove. Per un giorno ho cambiato ufficio, è dormito lì anche perché è pure un hotel, e dopo aver rincontrato dei colleghi ho finalmente conosciuto lei, Federica, un'italiana che vive da una vita in Australia. È giusto nel paesino da nemmeno 4.000 anime nel quale viveva Kamala, la mia ragazza australiana prima che mi matchasse su Tinder. Sta storia ha dell'incredibile. Quindi ci vediamo in Australia? Ci vediamo in Australia. Dove? Malambimbi! Sì, ho fatto circa 1.000 chilometri solo per conoscerla di persona, sono proprio un fanboy del cazzo.